Giovedì 2 luglio, bentornati alla puntata numero 25 di Biblioboom, in onda su Sesto Network. Anche oggi siamo pronti a consigliarvi un'infinità di novità, libri, ma non solo. Non sono ovviamente da solo, scusate il giro di parole, ma assieme a me c'è anche Francesco, buongiorno. Ehi, ciao, 2 luglio ragazzi, un'estate che inizia a prendere veramente piede e forma, caldo, il sole che cuoce, il desiderio di trovare un momento di rinfresco che è quello del mare o della montagna. E Biblioboom è qui con voi, in questo... fantastico giovedì 2 luglio che vi accompagnerà per questa mattinata. Eh sì, dai, fra, dobbiamo, non possiamo lamentarci perché ci siamo già lamentati tanto di quel fine maggio giugno in cui abbiamo preso tanta di quell'acqua che non si poteva mettere il piede fuori dalla porta. Finalmente è arrivato il caldo e qualche piccola gitarella qua e là si può finalmente fare. Eh sì, perché oggi diciamo che l'idea che vogliamo sviluppare nel nostro programma è quello del ricominciare. Sarebbe ideale quello che dicevi tu prima, ricominciamo anche con la canzone, no? Però non siamo riusciti ad organizzarci. No, infatti, come diceva il buon Pappardo, ricominciamo un po' in tutti i sensi, dal punto di vista lavorativo con le nostre biblioteche, pian pianino stiamo riaprendo, stiamo organizzando diverse attività che poi dopo approfondiremo anche con l'amica Erika, e non solo dal punto di vista lavorativo, ognuno di noi sta ricominciando a fare delle cose che aveva un attimo messo nel cassetto. Bella la modalità, no? Nel senso che oggi magari lo chiederemo a tutti quali sono i momenti dove uno si sente di ricominciare. Parto da te, Elios, qual è stato il tuo momento dove dici mi sa che sto proprio ripartendo, sto ricominciando? Come si diceva un po' anche dalle chiacchierate di queste 25 puntate, alla fine quello che mancava erano cose semplici, il chiacchierare non con le videochiamate, andare a mangiarsi una pizza, farsi un giretto fuori porta, al mare, piuttosto che da qualsiasi parte. E poi il parlarsi a quattro occhi, sempre con una certa distanza. Queste videochiamate che veramente non se ne poteva più di parlare con le persone, vedere solo il mento, solo la fronte, perché con le videochiamate alla fine si finiva così. Però veramente ricominciare vuol dire intraprendere... No, stavo dicendo che ricominciare vuol dire anche reintraprendere i percorsi interpersonali, cioè nel senso il vedersi, guardarsi negli occhi, chiacchierare del più e del meno, e non solo, perché anche con delle riunioni, vediamo. Allora, io il mio ricominciare è iniziato con una pizza, come dicevo, nei periodi di lockdown, tra i miei sogni era tornare a mangiarmi una pizza in un ristorante. Siamo tornati, naturalmente assolutamente rispettosi di tutte quelle che sono le regole che hanno messo, che sono in gioco adesso per poter convivere in spazi come una pizzeria, perciò il distanziamento tra tavoli, perciò appena entri la temperatura, misurare la temperatura e poi utilizzare dei liquidi di disinfettanti per le mani e assolutamente accedere con la mascherina. Questa è stata, però devo dire che è stato carino, perché mi sono un po' ritrovato che può tornare tutto come era prima, e io ci credo e spero accada. Io spero tanto che a settembre, ottobre, insomma, quando sarà, riusciremo ad andare in onda con la puntata numero 30-35 insieme a Sesto San Giovanni, a Dagli Sesto Network, nella sede. Prima o poi succederà, perché alla fine della fiera è 3 mesi che stiamo facendo questa cosa qui, non ci siamo ancora visti, quindi
non vedo l'ora di fare una puntata insieme. Oggi, per tornare alla puntata di oggi, abbiamo una puntata abbastanza ambiziosa, nel senso che abbiamo tanti ospiti che saranno con noi. I tempi sono già stretti, però siamo contenti perché ci sarà, come al solito, la nostra Erika, poi Elios. Poi ci andremo oltreoceano, sai, con Barbara e Antonella da Lisbona e da, Londra. Da Londra. E poi abbiamo invitato Riccardo e Anna, sono due responsabili del CSBNO, che ci racconteranno di un'iniziativa che calza a pennello con il tema di oggi, che è quello del ricominciare. E poi la nostra Anna, la collega della nostra biblioteca, che come al solito racconterà una delle sue perle, ma soprattutto consiglierà della ottima musica, come oramai ci ha abituati. Fra, concedimi questa parentesi, quando dici di ottima musica. Oggi è il 2 luglio, io mi ricordo, caro il mio giovane, che 3 anni fa, il 1 luglio, non il 2 luglio, che cosa è successo? È successo che ci siamo gustati il concerto del secolo. Perché eravamo in 220.000, 250, adesso non ricordo, ed eravamo anche di più. Modena City Park, ed eravamo i 4 giusti, adesso la direi alla Fiorello, io, tu, l'Annalisa, ed Erika, belli, fantasticamente sereni nell'attesa di un concerto meraviglioso. E tutta la festa, la nostra piccola festa di 3 anni fa, è iniziata con il viaggio. Siamo partiti da Sesto, siamo arrivati, abbiamo preso abbiamo portato il parcheggio, poi abbiamo preso il posto, siamo stati all'interno della nostra zona. E però, come raccontavi tu ieri sera, ci siamo rivisti nel concerto che ha mandato ieri sera la Rai, e sapevamo che c'era un unico albero e noi eravamo sotto quell'albero, perciò è stato bello rivedersi, non dal vivo, ma sapere che noi eravamo lì. Che noi c'eravamo, sì, infatti le foto dall'alto sono qualcosa di impressionante, che ti fa rendere conto di davvero in quanti c'eravamo. Però del viaggio poi hai tralasciato un piccolo particolare, anche il pranzettino che ci siamo fatti nella sosta, piazzola. Sì. Cioè, bello, era bello. Troppo facile portarsi un semplice panino al prosciutto, no? Vabbè, però, tirato fuori segni di melanzane. Però ci sono delle certezze nella vita, e la nostra Annalisa, rispetto a questa cosa qua, è una certezza, e dobbiamo dirlo. E tutti abbiamo, approfittato del suo modo di essere e di fare, cioè una brava cuoca, e soprattutto una che ci coccola, lo fa ancora adesso. Perciò grazie Anna, grazie Erika, e grazie a te Elios per avermi, per aver organizzato questa bellissima giornata che rimarrà nella nostra vita impressa per sempre. Ok, allora magari dopo facciamo 2 chiacchiere di questo concerto anche con Erika, che era una dei 4 moschettieri di quel giorno. Quindi cosa facciamo, Fra? Lanciamo la prima canzone che ho scelto, perché secondo me quella è la canzone che in questo momento richiama di più l'estate, quindi anche la canzone che metteremo adesso richiama un po' il tema del ricominciamo. Perciò è quindi estate... la canzone karaoke di Boom Amoroso. Non abbiamo proprio presentato la nostra Erika, che è qui che aspetta e ci stava raccontando un po' di novità, Elios. Eh sì, abbiamo lasciato Erika in attesa nel giardino della biblioteca, è stata divorata dalle zanzare, quindi non ce l'abbiamo più adesso, Erika è qua. Allora Erika, riandiamo a questo punto un pochino più veloce, ridici tutto
quello che ci avevi detto prima. Sì, velocissimamente. Allora, troverete un sacco di eventi che vengono fatti nel cortile della nostra biblioteca. Vi ricordo che per prenotare a questi eventi dovete guardare l'evento e prenotare o al numero di telefono o via email di quell'evento. Quindi non chiamate in biblioteca, perché noi non pretendiamo appuntamenti per gli eventi. Li trovate o sulla nostra pagina Facebook o sul sito del comune. Mi raccomando, insieme. E poi ricordatevi che c'è un bellissimo appuntamento per i bimbi, quindi... Però oggi abbiamo avuto una notizia fantastica, che è tutto esaurito e già i posti sono andati. Sì. E vabbè, lo diciamo lo stesso. Assolutamente sì. Beh, non c'è solo quello, ce ne sarà un altro, quindi... Non demordiamo. Siamo stiamo cercando di dare un contributo legato a quest'estate che è un po' fioca, no? Invece voi che state seguendo un po' più gli eventi, Erika, come ti sembra? Come reagiscono le persone rispetto alle proposte che noi stiamo facendo come biblioteca? Ma abbiamo spaziato veramente a 360 gradi, dal teatro al tango, al relax, alle musiche, alle campane tibetane, insomma, ai bimbi, quindi abbiamo proprio toccato a 360 gradi tutti, quindi insomma siamo molto contenti. Le associazioni che stanno venendo, che si sono proposte anche per fare gli eventi, sono molto contenti, quindi sta funzionando. Allora, però... Sì, nei giorni in cui sono andato anch'io in biblioteca al lavoro, di gente che chiedeva, che si fermava a guardare, ce n'era. Quindi io penso che, un po' come ha detto anche Erika, la risposta dei nostri utenti, anche in questo periodo un po' particolare, sia buona. Sì. Che abbiamo fatto di tutto per stare comunque più vicino possibile ai nostri cittadini, quindi direi che possiamo essere felici e contenti di quello che è stato fatto. Ok. Invece no, però non so se ve lo siete dimenticati, però noi 3 anni fa, Elios, abbiamo aderito e partecipato ad un evento quasi mondiale, no? Eravamo fra i 250.000 del mega concerto, eravamo io, tu, Erika e Annalisa. Che ricordi ieri sera, ragazzi? Bellissimo. Sì. Io la roba che più mi è rimasta impressa di quel concerto, vabbè, mille cose, però è quando poi il giorno dopo ho guardato le foto dall'alto e ho capito, perché noi eravamo sotto un albero che era abbastanza riconoscibile, dove eravamo e quanta gente avevamo dietro. Non mi sembrava vero, sì, era un mare di persone. Penso che sia stata l'unica volta che ho visto così tanta gente insieme. Sia un altro evento del genere. E poi diciamo che è rimasto nel nostro quartetto questa meravigliosa foto tutti insieme, che guardavamo il cielo. Soddisfatti, io vi osservavo uno per uno e vedevo quanto eravamo tranquilli e sereni. È stato bello, sì, e di questo vi ringrazio. E proprio per questo noi cosa mandiamo adesso per salutare Erika, Elios? Ho scelto, dai. Io l'ho scelta. Ah, dai. Bellissima, di Vasco, che è Ti Immagini. Ciao Erika! Fantastica! Ti Immagini di Vasco Rossi, ma adesso abbiamo una guest star, abbiamo la nostra Anna, vero Elios, che ci accompagna oramai con le sue perle di saggezza legate alla promozione di questi meravigliosi libri. Abbiamo avuto già, come dire, possibilità di conoscerla, e ci ha proposto libri che oramai a ventaglio coprono quasi tutta dall'inizio della scrittura ad oggi, perché abbiamo parlato anche del 300, abbiamo parlato di fine 800 e abbiamo parlato anche di contemporanei. Buongiorno Anna. Ciao, buongiorno a tutti, piacere di ritrovarvi, sono contenta. Oggi, visto diciamo che inizia l'estate, un po' tutto, siamo stati proprio sul soft, molto molto soft a mio parere, però il libro che a me era piaciuto molto e quindi
lo voglio riproporre. Il libro è di Chiara Gamberale e si chiama Per 10 minuti. Allora, Chiara Gamberale spesso scrive delle cose un po' autobiografiche. La situazione è questa: praticamente a un certo punto si trova si lascia col compagno, il lavoro in forse deve cambiare casa, quindi per lei, che tra l'altro almeno nei suoi romanzi a volte è un po', diciamo, schizzata come carattere, è un momento veramente molto pesante, quindi non sa bene come affrontarlo. La sua psicologa, non vorrei offendere la Chiara Gamberale, non mi ricordo, le consiglia una terapia molto particolare per un mese, quindi 30 giorni. Cosa nuova, strana, che non ha mai fatto. E quindi lei all'inizio è un po' perplessa, ma poi parte con queste cose. Chiaramente lei è avvantaggiata, perché per esempio una delle cose che fa è va in libreria e chiede al libraio di fare la gamberale. Noi magari non possiamo farlo, ma delle cose anche molto strane, tipo camminare all'indietro, oppure dare il proprio cellulare a un'altra persona. E quando l'ho trovato molto, molto carino, perché secondo me è divertente come idea, e forse in questo momento in casa chissà quante cose ci sono venute in mente che avevamo rimandato di fare perché tanto lo potevo più avanti. È vero, sei stata bravissima Anna, perché quando ieri o l'altro ieri ci siamo scritti, sentiti, e ho detto che il tema era quello del ricominciare, secondo me non potevi trovare un libro più azzeccato, perché 10 minuti al giorno per ricominciare, per fare cose mai fatte, e poi come stavi dicendo ci si... in casa, dove io penso che tutti noi almeno una cosa che non avevamo mai fatto in vita nostra, il tempo ce l'avevamo per farla. Sì, no, infatti il tempo c'era, però magari mancava a quel punto l'occasione, perché sono cose che tu dovevi fare fuori o con altre persone, la cosa diventa difficile. Quindi secondo me è un libro che, quando abbiamo parlato appunto con te, mi è venuto in mente. A me già era piaciuto prima, però insomma mi è sembrato azzeccato, anche un po' ironico, perché insomma il ricominciare è faticoso, sì, perché comunque in questo momento comunque tutto è diverso, si vorrebbe che tutto fosse uguale, ma in realtà tutto è diverso, e quindi questo è molto soft, una cosa che uno dice sì, faccio una fare lì poco che non aveva mai ballato, può essere una cosa anche interessante da fare tutti i giorni, delle cose. 10 minuti alla fine diventano tanti, che se sono tanti quelle cose messe assieme non la vita un po' te la cambia. Cosa, Anna, che tu hai fatto che non avevi mai fatto durante tutto il periodo della quarantena? No, durante il periodo della quarantena no, io lo dico praticamente, sono stata molto male, quindi mi sono limitata alla pura sopravvivenza. Adesso invece sto pensando ai famosi 10 minuti quotidiani e le cose che avevo rimandato per vari motivi. Io ho provato a fare delle torte mentre ero rinchiuso in casa, mai fatto in vita mia delle torte, forse era meglio se lasciavo stare, però qualcosa ho provato. Nei 10 minuti, poi uno in 30 giorni, ci saranno due cose che poi gli piace fare tutta la vita e le altre 28 no, però insomma potrebbe essere uno spunto. Quindi diciamo bene il titolo allora, è Per 10 minuti, vai. No, il titolo è molto semplice, Per 10 minuti di Chiara Gamberale, tra l'altro un libriccino piccino che si porta facilmente anche in tasca, e quindi se uno va al parco a leggere se lo tiene nella borsina e poi spinge al parco volendo. Se non l'ha mai fatto, è già la prima cosa di 10 minuti che si può fare nuova. Infatti. E per quanto riguarda la canzone, Anna, tu ci stupisci ogni volta ci proponi un qualche cosa di molto particolare. E anche questa volta, devo essere sincero, sei andata sull'originale.
qui sono, questi sono gli anni 80, ma quelli proprio doc per intenditori. Questo gruppo ha fatto un po' di successo nella seconda metà degli anni 80, ha fatto anche un video con Andy Warhol, quindi non sono proprio gli ultimi sfidati. Si chiamano Curiosity Killed the Cat, e la canzone l'ho scelta perché il titolo è quello che ha, certe volte noi ci siamo lamentati prima del prima, che palle una giornata come tutte le altre. No, non è male. Quello che mi auguro quando mi alzo la mattina adesso è un ordinary day, quindi una giornata tranquilla, liscia, normale. Quindi questo è un augurio un po'. Ok, grazie Anna, grazie. Ciao a tutti, un abbraccio, grazie. Qua rientriamo. Vedo da Londra una luce diversa, un sole smagliato, un sorriso e un sole bellissimo. Buongiorno Anto. Ciao ragazzi, ciao Elio, ciao Francesco. Ciao. Bentornata, si dice così, no? Nelle trasmissioni, quelle serie. Bentornata. Grazie. Ciao Anto. Come stai? Sto bene. Sembra che ci sia il sole, ma è un sole un po' nuvoloso. Un po' finto. Allora, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici che stanno risolvendo i nostri tecnici, però, come dire, siamo on air e stiamo cercando di dare un contributo a questa giornata complicata a livello tecnologico. Ma abbiamo anche con noi stamattina insieme anche Barbara. Ciao Barbara! Ciao, buongiorno. Perciò facciamo una chiacchiera a quattro, vero Elios? Allora vai. Da Lisbona stiamo uscendo dalle caverne. State uscendo da Lisbona? Ora con tutte le dovute raccomandazioni, però cominciamo. E sai cos'è la curiosità? Che invece di scegliere le spiagge, le persone si stanno avvicinando ai parchi, alle zone più boschive, cioè cercano forse il contatto più col verde. E quindi grande calore. Insomma, la settimana scorsa, figurati che avevo l'assemblea generale della mia associazione, visto l'impossibilità di unirci in spazi chiusi, siamo andati nel parco, bellissimo, cioè si stanno modificando abitudini, cercando di introdurre quello che ci è mancato in questo tempo, in questo periodo, da 3 mesi a questa parte, quindi niente, si stanno veramente, si stanno muovendo in questo modo. Ecco, diciamo che c'è stato anche 2 settimane fa, hanno iniziato ad aprire, insomma, questo processo di confinamento, come è stato definito. E il primo fine settimana purtroppo ci siamo dati un po' tutti, abbiamo fatto troppo, ci siamo andati oltre quello che dovevamo. E quindi quel successo che il primo ministro la settimana scorsa è venuto a dire attenzione, siamo stati un passetto indietro perché erano iniziati altri casi, erano aumentati, quindi con calma ci siamo riorganizzati e la cosa, insomma, sta prendendo. Sai cos'è più difficile? Forse il riuscire a, non so se anche lì a Londra, forse noi avere più fiducia ad uscire, cioè avere più, riprendere quel coraggio anche di confrontarci con gli altri, più, e è bello anche questo, vive in altro modo. Ok, allora noi oggi, io purtroppo non sarà così settimana prossima, ma purtroppo abbiamo i secondi contatti, perciò è una giornata... È una giornata un po' così, perciò io direi di partire subito con Antonella, quelle che sono qual è il suo punto di vista rispetto alla ripartenza. Ok, noi ripremo il 4 di luglio, quindi in 2 giorni sarà risollevato il lockdown, quindi la quarantena, dovremo uscire dalla quarantena finalmente. Qui da noi è sempre stato un po' diverso, come sapete le restrizioni. I parchi sono sempre stati più o meno affollati, anche perché a Londra appena c'è una giornata di sole, purtroppo meno male, la gente si scarica il verde che abbiamo,
Sì. Abbiamo... Già da un po' di settimane. Ah. E nei parchi ci sono stati anche parecchi, diciamo, meeting anche di festicciole, di musica, eccetera, sempre distanziata. E speriamo, le scuole sono state riaperte e piano pianino stiamo riprendendo, diciamo, la vita di tutti i giorni. Il prossimo passo sono i voli, quindi io spero di riuscire... riuscire a volare quest'estate, magari venire anche in Italia. Sì, abbiamo in ballo una pizza, ricordati. Che te l'ho promessa, assolutamente. E Antonella, per quanto riguarda, appunto, ieri ci siamo sentiti e ne abbiamo un po' parlato, ci volevi proporre un libro legato un po' al tema di oggi, che è quello del ricominciare. Del ricominciare, infatti, volevo proporvi questo libro che mi è appunto saltato agli occhi mentre ne parlavamo. Si chiama Reincarnation Blues, è un libro di un autore americano, Michael Poe, e praticamente è la storia di questo personaggio, Milo, che si trova ad affrontare vite diverse, reincarnandosi in una vita nuova ogni volta. Praticamente lui ha già vissuto 9.995 vite e non sa che gliene sono rimaste solo 5 per riuscire a praticamente arrivare al goal, che sarebbe raggiungere lo stato al nirvana, esatto. Però lui non gliene frega niente di sto nirvana, perché lui proprio adora questo fatto di ricominciare ogni volta una vita nuova, anche perché sono vite completamente diverse, di persone completamente diverse, e poi più che altro lui adora appunto incontrarsi ogni volta, sembra una cosa un po' macabra, ma con la morte. Praticamente c'è questo personaggio metaforico della morte che sarebbe la persona di cui si è innamorato, quindi ha questa, diciamo, love story che praticamente si avvera ogni volta che muore, diciamo, e lui continua. Però il messaggio più che altro in questo libro ci dà è di cercare appunto di ricominciare sempre, nonostante i crolli, le cose che ci capitano nella vita, anche in questo periodo che magari sono successe tante cose, tante persone si sono trovate senza lavoro, senza famiglia, cioè abbiamo perso tantissimo, io parlo in generale in tutto il mondo, è giusto secondo me avere la speranza di riuscire magari a ricominciare sempre nonostante tutto. Il messaggio secondo me è questo. Bel libro, non vi dico come finisce, dovete leggervelo perché è molto molto, anche nonostante tutto c'è anche un po' di humor, fa anche sorridere molto. Sì, io ho letto l'Astrap, ma incuriosito, non mi sembra un libro assolutamente pesante, anzi. No, correvo. Vediamo un po' anche i nostri ascoltatori cosa ne pensano, domani controllo se qualcuno l'ha prenotato. Sì, perché ho visto che ce l'avete anche voi in biblioteca, quindi... Tu sei bravissima, sempre. Da prenotare. Se si vuole. Ecco, e facendo un salto in Portogallo, invece, che cosa ci consiglia la nostra amica Barbara? Guarda, facendo un salto in Portogallo, invece, io mi riaggancio a quello che stava dicendo Antonella quando parlava appunto di questo rincontrarsi, di questo ritrovarsi, e parlando invece di un progetto che stiamo realizzando grazie alla Poggio, una biblioteca bellissima, anzi mi è venuta anche un'altra idea che dopo la dirò, di Marvilla, biblioteca di Marvilla, che se googoli vedi gli spazi stupendi che ha, in cui appunto stiamo ricreando dal punto di vista teatrale quello che era la grande leggenda indù, dove difendeva la dignità delle persone, che era stata dai deus, avevano deciso di togliere alla gente perché non meritava, ma di nasconderla dentro di loro, perché le persone sicuramente non sarebbero mai andate a cercare questo potere che avevano o questa capacità di risorgere in posti al di fuori loro stessi, perché non sanno cercare dentro di sé. Come diceva Antonella, molte volte la forza di ricominciare parte da noi, non ce n'è. E quindi adesso mi ha fatto... Guarda, coincidenza, parlava di questo e stiamo lavorando per essere in un progetto, e sono tutti progetti che sono anche loro rimasti in confinamento durante questo periodo, quindi sono andati avanti via Zoom,
e adesso cominciano a prendere forma presenzialmente. E proprio parlando proprio ieri in questa, abbiamo avuto questa zoomata con la biblioteca e ci parlavano un po' di questa, della voglia che avevano questi bimbi di riprendere il contatto con questi spazi. La biblioteca di Marville è bellissimo, appunto, perché offre all'interno spazi non solo, vabbè, in direttura, certamente, poi atelier pedagogici, Barbara, scusami, con teatro, domanda, ma sono già operativi con attività che vedono insieme ai bambini? No, ancora no. Attività solo da settembre, possibilmente. Da settembre. Esatto, però ecco, stanno come state anche lì, quelle prenotazioni, cioè su richiesta, si disponibilizzano quella ad orari specifici e, però ad esempio nella parte serale danno gli spazi a quei gruppi teatrali che non riuscivano ancora a praticare, allora aprono esclusivamente per andare avanti con questi progetti, in cui poi vengono coinvolti anche tutti i cittadini della zona. Molte volte sono pronti molto per un impatto sociale più che altro. Bene, è importantissimo. Bene. Ok, allora. E allora, sapendo di questa biblioteca, sapendo di questa, appunto, di questi bambini che volevano ritornare alle figlie, che a volte le mamme portano, essendo questa una zona particolarmente con necessità speciali anche di difficoltà economiche, molte volte le mamme lasciano i bambini il pomeriggio in biblioteca, lasciavano, perché andavano a lavorare, li lasciavano in questo spazio, non avendo altre possibilità dove lasciarli in tempi dopo scuola. La biblioteca diventava uno spazio proprio di accoglienza. E allora mi è venuto in mente, perché no, voilà, ve lo faccio vedere, Rime Rimedio di Bruno Tognolini, perché leggendolo, a parte che ascolto sempre quello che pubblicate voi, che poi qua ricordo da lui, e questa è, c'è all'interno la rima per una biblioteca dei bambini che è svenda. La posso leggere? No. Sì, assolutamente sì. Andiamo, ok. Vabbè, però allora, Rimedio mi prendi dal cuore, non posso dirti di no. Vai al volo. Giustamente. La biblioteca capitana dei bambini è una sana di romanzi e di destini, è una fontana di leggende e di passioni, è una collana che lega le stagioni. Lei attende ormai da 40 anni, aspetta i suoi bambini negli autunni e passano gli inverni, loro vengono, passano primavere, loro leggono. Passano grandi estati, loro crescono, poi non passano più, loro spariscono, vanno nel mondo, fanno figli, fanno figlie, fanno lavori, sbagli e meraviglie. Un giorno dicono ai figli, esiste un posto che è un palazzo, però assomiglia a un bosco, è una collana che lega le stagioni, è una fontana di leggende e di passioni, è una tana di domande e di destini. Li portano là, alla loro capitana dei bambini. Lei li guarda, sorride e dice: bravo, è il tuo bambino? Venite, vi aspettavo. Beh, stupendo. Brava. Allora, ha umanizzato la biblioteca, che fa. Dobbiamo chiudere questo meraviglioso collegamento, che però vi promettiamo settimana prossima più spazio, perché oggi è andata un po' così, problemi tecnici non ci hanno dato la possibilità di poter stare insieme quanto volevamo, perciò un abbraccio a Anto da Bastoni. Londra e un saluto a Barbara da Lisbona. Un grande abbraccio, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa, random, e adesso Elios tocca proprio a te. Abbiamo gli ospiti, pensaci tu. Amici come promesso. Assolutamente, come promesso all'inizio, adesso è arrivato il momento dei super ospiti, anzi dei super ospiti. Abbiamo oggi a Bibio Boom Riccardo De Miceli, che si occupa di comunicazione all'interno del CSBNO, e Anna Lisè, che invece si occupa delle attività culturali, sempre all'interno del CSBNO. Se ho sbagliato, correggetemi. Buongiorno. Perfetto. Ciao. Buongiorno. Ciao Elio, ciao Francesco. Ciao, Riccardo, ciao. Come state? Ah, benissimo, finalmente ritorno qui da voi dopo tanto tempo, quindi è un piacere. Beh, però abbiamo saputo... Non vorrei dire una fesseria, ma tu avevi partecipato alla prima, forse, alla prima, esatto, o alla seconda? Sì. E dopo avevi aperto le danze.
dopo 25, dopo 25 ti abbiamo, come dire, a grande richiesta voluto ancora, anche perché sappiamo che dalla 1 alla 25esima hai fatto un lavoro eccellente per, come dire, per promuovere e rendere attiva la biblioteca anche nel periodo di lockdown e anche di questo, in questo periodo che sta, come dire, di lento risveglio delle attività. Sì, ci stiamo provando adesso. Ovviamente una rete bibliotecaria non è il lavoro solo di una persona. Non a caso insieme a me oggi c'è Anna che, anzi in questo periodo in cui si è passati dalle attività che prima erano solo comunicazione, no? Perché tutto, gran parte del lavoro delle biblioteche avveniva online, avveniva sui canali social, sul sito eccetera. Adesso invece le biblioteche si stanno interrogando su cosa facciamo adesso che siamo aperte ma abbiamo gli spazi ancora non utilizzabili del tutto, ed è qui che ci dà le risposte invece Anna con la creatività di cui è portatrice e la sua capacità di fare relazioni. Ma Anna ti ha già presentato, ho fatto una mega presentazione, mi ha rubato il mestiere Riccardo, quindi lascio la parola a te per raccontarci dell'iniziativa e anche altre iniziative di cui avevamo parlato ieri. Vai, è tutto tuo il microfono. No, grazie a tutti, anche agli ascoltatori che stanno adesso, che ci stanno ascoltando. Allora, un'iniziativa che secondo noi è stata molto interessante, che stiamo portando avanti in questo momento, è una sorta di campagna di promozione delle biblioteche che è nata proprio in questo momento di chiusura dei servizi, e l'abbiamo considerato ancora attuale nel momento che le biblioteche, è vero che sono aperte, ma sono aperte di fatto soltanto come punto prestito, cioè si può entrare in biblioteca, andare a prendere un libro, ritirarli, consegnarli, fare persino due chiacchiere con i bibliotecari, ma ancora non si può entrare, stare seduti, studiare, chiacchierare, vivere le biblioteche così come noi le abbiamo intese fino ad oggi, che erano diventati dei centri di aggregazione, di promozione culturale, dei centri di socialità vera e propria. Oggi purtroppo ancora non sono riuscite a tornare a questo, temo che anche per l'estate non potranno esserlo, si spera effettivamente che il Covid ci dia tregua forse da settembre. Così insomma abbiamo lanciato questa campagna che nasce in maniera molto particolare dall'affetto di una utente amica di una delle biblioteche della nostra rete che ci ha scritto una lettera dove raccontava le sue emozioni trovate nel frequentare le biblioteche, ma anche quelle della mancanza della biblioteca. Insomma, chiude una meravigliosa lettera con una frase: abbraccerò i muri quando le biblioteche riapriranno, laddove non potrò rivedere i bibliotecari, le persone che ero solita trovare, questi muri mi potranno rendere quell'affetto che quel luogo mi ha donato in tanti anni. Io e Riccardo immediatamente abbiamo rubato questa bellissima frase, l'abbiamo fatta diventare un'etichetta, un tag, un hashtag, come si dice, abbiamo aperto un profilo Instagram e stiamo lanciando una campagna insieme a una nostra collega che si occupa anche di grafica, che ha ideato una campagna molto speciale, secondo me, poi insomma chi seguirà ci potrà dare un feedback, un ritorno rispetto a effettivamente anche ai colori usati. È molto, abbiamo usato dei colori, una palette di colori molto soffice, molto tenera, con dei disegni surreali, proprio perché è reale il periodo ed è anche la frase passerò i muri che sembra falso. È una metafora meravigliosa quella di abbraccerò i muri, anche perché secondo me dietro c'è veramente tutto il desiderio di poter riabbracciare, cioè il muro è la fine di un rapporto con i bibliotecari, con il libro, con la struttura, con gli eventi, è proprio una metafora azzeccatissima, perciò devo fare i complimenti innanzitutto a voi due che avete colto da questa metafora e avete sviluppato questa eccellente, come dire, io la chiamo attività perché dietro ci sono un sacco di cose belle da scoprire. Ma sì.
Guarda, se posso devo dire, adesso Abbraccio dei Muri riassume tutta la mail che ci ha mandato, si chiama Valentina Tagliabue, possiamo dire il suo nome, anzi è giusto, che ci ha raccontato, guarda, è incredibile, perché ci ha raccontato la sua vita messa in parallelo con il rapporto con la biblioteca, quindi quando lei ha cambiato casa, quando lei ha iniziato ad andare in biblioteca per ragioni di studio, ma poi è diventata scrittrice e quindi ha iniziato a farci presentazioni, ma nel frattempo c'era il rapporto con i bibliotecari, ha cambiato varie biblioteche, guarda, è veramente una testimonianza incredibile, per quello che noi ci siamo interrogati, anche perché contemporaneamente nel periodo di lockdown ricevevamo tantissime mail di amici delle biblioteche che ci testimoniavano affetto, ci incoraggiavano a resistere, a tenere duro e volevano esprimere appunto qualcosa che avevano dentro, e da lì è stato naturale pensare che ognuno alla fine nella sua vita vive la biblioteca in un certo modo, no? C'è chi va in biblioteca ad esempio a sesto, trova il pianoforte, magari ha sempre sognato di suonarlo ma non ne ha mai avuto uno e non ha mai potuto prendere lezioni, c'è chi fa dei corsi, magari faccio un corso di Excel e quello mi aiuta sul lavoro e posso avere un avanzamento di carriera. Pensate a quante storie veramente dentro un rapporto con la biblioteca ci possono essere. Ecco, vorremmo scavare e raccogliere tutto questo, quindi invitiamo le persone intanto a andare su Instagram, seguire questo profilo Abbraccio i Muri e a condividerne i contenuti il più possibile, aiutarci a darne diffusione, ma anche a seguire un po' le istruzioni che diamo in quel profilo per condividere i propri contenuti, quindi raccontarci il proprio amore viscerale per le biblioteche. Quindi Riccardo, come tu ben sai, io non è che sono un genio con tutti questi mezzi, Instagram, quindi uno va sulla pagina Facebook o Instagram di cui hai parlato prima e può inviarvi il proprio pensiero, il proprio... Sì, allora intanto noi chiediamo che il pensiero possibilmente ce lo mandino via mail. Sembra strano in un mondo di social, abbiamo una mail che si chiama abbraccioimuri@csbno.net. Chiediamo questo per un semplice motivo, perché molte persone ci mandano pensieri molto articolati, molto lunghi, e noi sui social diciamo pubblichiamo l'highlight, no? La frase che rappresenta tutto quello, come è stato Abbraccio i Muri per un testo che era molto più lungo. E come diceva Anna, abbiamo una collega, Annalisa Castelli, che è bravissima, un mago della grafica, che ne fa delle piccole opere d'arte, no? Delle piccole mattonelle che pubblichiamo su Instagram, dove poi mettiamo anche il contenuto completo che riportiamo anche su altri canali. Chiediamo che i contenuti ci vengano mandati via mail, anche perché noi in realtà non abbiamo previsto limiti, nel senso che sappiamo che gli amici delle biblioteche sono dei grandi creativi, a qualcuno piace scrivere, ma a qualcuno piace fare fotografie, a qualcuno piace disegnare, magari qualcuno vuole mandarci un vocale o un piccolo video, chi lo sa, no, veramente di sicuro possono immaginare loro molte più cose di quelle che abbiamo immaginato noi. Quindi non vogliamo mettere limiti alla loro creatività, così come l'iniziativa non ha neanche limiti territoriali, è vero, l'abbiamo pensata noi di CSBNO, ma vorremmo che diventasse una campagna per le biblioteche e le reti bibliotecarie di tutta Italia, e stiamo ricevendo dei segnali in questo senso, vero Anna? Sì, 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 abbiamo coinvolto la Rete delle Reti, che è un altro progetto promosso da CSBNO, Italia, credo, Riccardo, dimmi se sbaglio, sono 23, sì, sì. Ma anche, non so, il sistema di Milano, ad esempio, ha colto nei social la campagna e la sta condividendo proprio questa mattina nelle sue storie, sempre sul profilo Instagram. E questa cosa è interessante, era i nostri sogni e poco alla volta, appena iniziata, ora il tempo. Ma proprio che fosse una campagna di affetto, di amore nei confronti delle biblioteche, della cultura e di tutto il mondo che ci sta dietro, dentro, attorno, ai bibliotecari, agli amici, alle persone che hanno lavorato anche in biblioteca. Stiamo proprio chiedendo a tutti di dare un pensiero. E devo dire
che i trick di una qualità peraltro abbastanza alta. Purtroppo il tempo tiranno ci sta, siamo quasi, cioè ci fa chiudere il non, però io direi che noi questa cosa la potremmo approfondire ancora nelle prossime puntate, Elios, se sei d'accordo, anche perché mi piace capire, sì, assolutamente, perché mi piacerebbe capire l'evoluzione, no? È interessante partire da una campagna locale per poi vedere, avere l'ambizione di renderla con la rete delle reti una campagna nazionale, e poi veramente la metafora che avete scovato e l'avete resa così potente nella comunicazione è eccezionale, perciò i complimenti. Grazie. No, no, come al solito fantastici, vi salutiamo, e veramente se non la prossima, l'altra ancora, non giovedì prossimo, l'altro ancora, ci farebbe piacere riavervi così per andare a dettagliare in maniera particolare anche l'evoluzione di questo progetto fantastico. Quando volete, magari ve ne leggiamo anche qualcuno. Assolutamente, di infatti dai. Era questo da approfondire. Grazie assolutamente mille. Sì. E Riccardo, ti faccio lanciare a te la canzone, visto che l'hai scelta tu. Ah, va bene, ok. Vi lasciamo con un brano di Gammon, che a me piace moltissimo. Si chiama Fantasmi, parte prima, ma oltre a piacermi è una particolarità, che Gammon è così bravo che riesce anche a fare una rima con biblioteca. Quindi godetevelo. Corriamo, sicuramente va bene, riprenderemo questo discorso bellissimo con i ragazzi del CSBNO, con questa campagna Riccardo ed Anna, sì, assolutamente. E Elios, dai, al volo, di cosa abbiamo parlato oggi, quali sono stati i libri consigliati, così ci portiamo allora a casa anche questo giovedì. Anna ci ha consigliato Chiara Gamberale per 10 minuti. Poi la nostra Antonella da Londra, Reincarnation Blues di Michael Poore. E poi Barbara da Lisbona, un libro di Tognolini, Rime e Rimedio. Questi sono i suggerimenti che ci sono stati dati oggi dai nostri amici radioascoltatori. Allora, noi facciamo in modo che questa puntata vada domani mattina in replica. Perciò domani, venerdì, mandiamo questa puntata, che all'inizio ha avuto piccoli problemi tecnici, la mandiamo interamente domani mattina. Ok, Elios? Ok, allora tutti sintonizzati anche domani mattina, non mancherò. Ciao, ciao. Buon tutto, ciao. Buon tutto, buon weekend, ciao.